Ettore Scola mi racconta che per Brutti, Sporchi e Cattivi, l'ultimo film di fatto un apocrifo pasoliniano, diciamo così, molto virgolettate, avrebbe dovuto esserci addirittura un'introduzione. Sì, avevo fatto leggere la sceneggiatura a Pierpaolo perché era 10 anni dopo Accattone e quindi il discorso sul genocidio culturale che lui aveva fatto continuava, il genocidio continuava, nuovi emigranti, nuovi bisogni finti imposti dal consumo borghese, quindi mi interessava questo sviluppo in negativo. A lui piacque molto la sceneggiatura, mi fornì anche molti attori che poi ci sono nel film, attori suoi, a cominciare da Garofalo fino a Merli ed altri. Ma gli feci neanche il provino perché li conoscevo, poi Dov'è il luogo? Che non io lo faccio vedere. dimentico sempre. È proprio lì all'Idroscalo, Dove fu? dove fu ucciso il Pasolini, infatti. Una mattina andammo con tutta la troupe, come tutte le mattine, e trovammo invece che a poche decine di metri c'era stato il corpo di Pasolini. Ma hai detto appunto di questa introduzione che avevate Già, immaginato? ma ho immaginato che come c'è per i romanzi, dove un grande autore presenta un giovane autore in una prefazione, in un prologo, avevo detto a Pasolini, ma perché non facciamo un film con prologo? Che potresti fare tu in prima persona. A lui l'idea piacque molto, anzi mi disse la potremmo fare qui nelle baracche che io avevo ricostruito per girare il film, Dove? a Montecenci, Che si trova esattamente? sopra la ferrovia del Vaticano. Io Perfetto. cercavo un posto da cui si vedesse continuamente su queste baracche la cupola di San Pietro. E lui disse potremmo girarlo qui, io mi vesto tutto di bianco, disse, e facciamo questa passeggiata tra le baracche e racconto questi 10 anni di continuazione del genocidio. E il film rimase senza prefazione, senza prologo. Detto che come era Pasolini, carattere, che percezione avevi tu della persona, Ma caratterialmente? forse Vi prendevate, non vi prendevate? la persona più dolce che ho conosciuto, eh? Poi la dolcezza vera, la dolcezza ferma, la dolcezza non solo di bontà e di condiscendenza, ma proprio di vera partecipazione sempre. E quindi ci frequentavamo, sono andato spesso a cena con lui da Pomidoro, che adesso è il ristorante lì a San Lorenzo. E poi certo era tutto cementato dall'ammirazione che c'era per lui, per quello che aveva scritto, per il poeta, ma anche per il poeta civile, per il polemista, per l'uomo politico, per la mente che mancava allora e ci manca ancora di più Ancora di più adesso. adesso, sì. Grazie, Ettore. Figurati. Ettore Scola, Teleduovuti, una televisione monolocale.